video. Ciao, ciao. Siamo in viaggio, siamo in auto e Savio è concentrato a guidare per questo prossimo in giro. Senza mani. Mettiti la cintura, a proposito. Ci stiamo mettendo la cintura adesso. Smettila. E prossimo in giro con noi andremo a Castel del Monte. Castel del Monte con un accento diverso. Castel del Monte. Situato in Andria, quindi vi faremo vedere anche il parco nazionale di Andria, naturale, con della Morgia. Ci divertiremo tantissimo, non vedo l'ora di arrivare. È un giorno buono, stamattina mi ha scettato sole, odore del caffè, stereo che canzone, canto bene? No. Parliamo di Andria, la città dove stiamo andando. Ad Andria è nato Lino Banfi, il mitico Lino Banfi, tutti lo conoscono. In arte Lino, Pasquale Zaccaria, in arte Lino Banfi. Ad Andria è nato anche il famosissimo attore Riccardo Scamarcio. E Giorgino, il giornalista di Rai 1. Sì, abbiamo... Rai 1, eh? Rai 1, è la Rai. Quindi abbiamo parecchi personaggi che Andrea ha sfornato. Andrea è un forno. Andrea sforna anche un pane buonissimo, a proposito. No, quella è la Tamura. Ah, è vero. Questa la tagliamo. Si scorge in lontananza il bellissimo castello, riprodotto anche sulla moneta da un centesimo. Che Rossella, ovviamente... Adesso vi racconto, adesso appena arriviamo vi racconto la storia del centesimo che io e Savio avevamo organizzato. Sì, in effetti lei ne porta di 2 centesimi. Poi ci accorgiamo che sono anche stranieri. Ok, adesso siamo arrivati, diciamo, al parcheggio dove dicono che c'era la navetta gratis, ma il parcheggio a pagamento 5 euro. Ecco dove viene la fregatura. Le solite fregature. No, ma la navetta è gratis. Ma la navetta è gratis. E poi c'era lui ad aspettarti che voleva i 5 euro. Dietro c'è una vegetazione bellissima, davvero. Bella. Tutto rigoglioso. Bello. Siamo gli unici italiani in mezzo a 10.000 tedeschi, ovviamente. Secondo me ci hanno scambiato per tedeschi. Soprattutto tu hai delle sembianze tedesche. Ma che sembianze tedesche? Pieno di turisti. Ho la camicetta di Rossella perché sono sudato e qui tiro un medicello freddo, non voglio raffreddarmi. Rossella invece è mezza nuda. Ok. E cavalletto l'hai preso? Sì, no, nella macchina. No, davvero? L'andiamo a prendere. Ok. Stai riprendendo? Sì. Siamo nella navetta. Però mi sa che non ci capisce nessuno in italiano. Siamo noi che non capiamo nulla. Stiamo salendo a Castel del Monte, passo e chiudo. Sembra se arriviamo. In realtà il pullman che ci porterà in Germania questo. Sai che abbiamo sbagliato. Ok, siamo arrivati con la navetta. Vieni qua, abbiamo il cavalletto stavolta. Già, stavolta non ci frega. No, in realtà abbiamo pagato una persona. Stai zitto, non dire che ti abbiamo pagato. È una persona molto ferma, eh. Ok. Come si chiama questa persona? Scavalletto. Cavalman, stai fermo per favore. Ci prendi? Ha detto sì. Adesso saliamo sopra, ok? Ah, pensavo dovevamo scendere giù. Però facciamo vedere alle nostre spalle cosa c'è. Cosa c'è? Castel del Monte. Madonna! Seguimi! Rossella che se cadi è paperissima diretto, eh? Dove vai? Voglio dire che noi due da vecchi dobbiamo essere così. Tedeschi? No. Ah. Così in giro, felici. Siamo arrivati. Mi sono stancato, io torno indietro. Vieni. Ammazza che panorama, oh. Vieni. Aspetta. Non è giusto di prendere così. Sì. Ringraziamo l'uomo cavalletto. Sali. Chi è? La salita è dura, ma il passaggio da sopra è fantastico. Ma non ci fa paura. Ah, bello. Cos'hai da dire in discapito? Dico che sono nata in una terra fantastica. Brava. Ha una pianta ottagonale, abbiamo detto. Perché ottagonale? Perché l'ottagono in passato e anche adesso è simbolo dell'infinito. Davvero? Pianta sì.
simbolo dell'infinito, il numero 8, ragazzi, lo sanno tutti, parecchi avranno il tatuaggio, il numero 8, simbolo dell'infinito, è presente? Sì. Ogni pianta poi ottagonale c'ha piccoli ottagoni ai lati, fai vedere. C'è, c'è l'ottagono nell'ottagono? Ci sono tanti piccoli ottagoni ai lati. Capito? Okay. Dove vai? Fai la foto. Guarda che bello. Stiamo salendo. Stiamo quasi arrivando. E a chi servono non va. Buonasera. Buonasera. Siamo già usciti, siamo usciti. Purtroppo non ci hanno fatto entrare perché non sapevamo che ci voleva il permesso della sovrintendenza di Bari. Serve il permesso per riprendere all'interno del castello di Andria. Vabbè, tanto è un castellino piccolo, cosa ci sarà dentro? Qualche cortigiana? Dentro c'era... Cosa c'era dentro? Cosa c'era dentro? Cosa c'era dentro? Non so io cosa c'era dentro. Cosa? C'era il Minotauro. Il Minotauro di Cnosso, ma che c'entra con Castello del Monte? Ad Andria. Andiamo, andiamo. Siamo venuti qui inutilmente, vergogna. Con la navetta di 5 euro. Guarda, guarda, si vede Barletta di qua. Ecco la navetta di 5 euro. Laggiù. Che c'è? Prendere un fiore. No, adesso ripiantala. Devo prendere un fiore. Come hai fatto? Ma non si è tirato piano. Ma rimettila a posto. Non l'ho fatta apposta. Rimettila a posto, dai. Hai ucciso una pianta. Vabbè. Sto andando in palestra, sto diventando troppo forzuta la Rossella che uccide un fiore, mamma mia. Rossella, paleoliche. Che bella sta foto. Non ti mettere davanti, le vedi? Riescono tutte bene le foto. Ma tu sei pazza proprio. È in modo di gridare. Ma ci facciamo una casetta qui? Dove? Veniamo ad abitare? No. Che bello, che bello. Beh, che adesso aria, che facciamo? Che aria! Che facciamo? Dobbiamo fare tutto il giro del castello ma con dirondirondello. Va bene. Ma che bel castello ma con dirondirondello. Ma che figura stiamo facendo? Se la sta sculettando, meglio che non ve lo faccio vedere. Ecco, questo è il tipico tornado americano che si trova in Puglia. Gridi come Rosario Muniz. Bene Rossella, consiglieresti questo posto alle nostre iscritte, alle tue iscritte? Sì, lo consiglierei in un pomeriggio estivo, non troppo caldo, dovremmo esserci circa 25 gradi. Sì, c'è da dire che qui d'estate è più caldo consiglierei... della pianura. Alla fine. Oggi c'era un po' di vento, ma siamo proprio in una zona collinare, tipo la collina dove c'è scritto Hollywood, a Los Angeles, tipo, veramente, siamo in una vista panoramica pazzesca, fai vedere giù. Nulla da togliere agli Stati Uniti d'America, ma qui è anche bello, la Puglia lo è bella ragazzi, per è inutile. Per un picnic, per qualsiasi per tutto, vengo a fare cioè un certola. Un'aria freschissima. Dove? È morta. Dove? No, l'hai appena schiacciata. Sta scherzando, da. Bene. La cugina It. Cugina It? Rossella. Cugina It? Rossella. Tranquillità. Ciao. Sì, a noi? No. Stiamo aspettando la navetta. Per andare dove? In Sicilia. Che poi mi stavo mirando allo specchietto. Ma stai rompendo quei fur. Che fur? Che fur. Che ti sistemi i capelli e te li fa bene. Vedete, nature. Come la natura incontaminata che ci sovrasta qui attorno. Che fur. Anche Rossella invece rimangono immobili i capelli, i suoi spaghetti. Ok, lo ammetto, ho una parrucca.
Ah, voglio farvi vedere lo smalto. Cos'è questo? Questo è Debbie Gel Play numero 28. È color senape più o meno. Sì, senape o titti. Senape o titti. Adesso ci troviamo in un'azienda agricola nei pressi di Andria, con tantissime piante grasse, limoni, tante, vi faremo vedere anche le piante Castel Garden. Castel Garden, ed è fantastica, bella, davvero bella. Facciamo vedere un po' di... Le piante grasse sono fantastiche. Dalla più grande alla più piccola. Guarda quella. No, ma questa è favolosa. Siediti tu, però è un puff in realtà. Che bella. È un sofà. Ti vuoi sedere? No, grazie. Qui puoi fare la lap dance. Poi ci sono quelle minion. Ma quelle minion poi diventano giganti. No. Rimangono piccole. Non diventano tanto grandi. Che bella. Sembra un dolcetto, un cupcake. Un cupcake abbastanza piccante. Mi piacevano queste, vieni. Quale prendi? È bella. Caspita, questo è l'acero. Mm-mm. L'acero rosso. Bello. Del Canada? Questo è, sì, da quelle zone là. Quella foglia. Ah, come la bandiera del cane. Questo è simbolo. E questa punge. Sì, sì. Tutto il tronco spinoso. È un albero da non abbracciare mai. No, questo sicuramente. I giardini. Queste sono? Queste sono dipladenie. Dipladenie. Dipladenie, sì. Quanti colori? Vabbè, la primavera è uno spettacolo, eh. Quindi questa che bel nome. Mille baci. Che bello, perché sono tanti. Bella, bella questa bianca. Oggi puoi pagare la polizza auto. Spendi. Mamma mia. Io sono navigatore satellitare, tra 50 metri prendere a la potunia. La? Potunia. Ma to che bello questo colore. Mi detto che ami i colori. Ma una pianta prende più colori. Sì, poi prende... No, tutta viola. O rosso o blu. Guarda quella gialla. Guarda che belle. Fucsia. Diplandenia gialla. Diplandenia. Bene, abbiamo comprato una nuova pianta. La nostra bambina. E adesso ce ne torniamo a casa felici. Dice che contenti. Sono un po' allergico, eh. Allergico alla sera, tutte quelle felici, piante. Felici, contenti con allergeni. E allora, vogliamo dire ai nostri ragazzi, ringraziare dell'affetto che ci danno, perché continuano tutti i commenti che ci arrivano. È vero, bellissimi. E quindi vogliamo chiedere la prossima meta. Quale meta proponiamo come prossimo vlog in giro con l'altra noi? Volta avete votato Polignano, Casteldelmo, di più Polignano, però diciamo per motivi tecnici... Siamo dovuti... Possiamo andare a Polignano, possiamo andare prossimamente, vedremo di andare anche a Roma. Magari, quella è una sorpresa, perché l'hai detto? Resto all'indietro. Non avete sentito Scriveteci niente. Scriveteci comunque ai paesi dove ci volete, dove avete piacere, magari dove ci volete pure invitare anche a casa. Anche dove non ci volete, così... Ancora ci invitano a casa. Se ci volete invitare a casa vostra, noi veniamo. A vostro... dormire. Se c'avete un ristorante, veniamo a mangiare al vostro ristorante anche. Nei commenti, fateci facciamo sempre. Questo sacrificio, va bene? Un bacione a tutte. Ciao. Ciao a tutti. Nuovo in giro con noi. Savio ancora una volta presente, ci siamo ancora. Già. E abbiamo fatto una pausa abbastanza lunga perché c'è stato del maltempo in sì. Puglia, Barletta soprattutto, pioggia. Sembrava Londra, veramente. Allora, dove ci troviamo oggi? Trani, finalmente, la città dove sono nata io.